Buonasera a tutti. Riprendiamo le nostre lezioni quotidiane. Oggi, come sapete, la lezione è dedicata al PK Vot. Abbiamo finito la scorsa settimana un capitolo di Vot, che non è poco. Abbiamo finito il primo capitolo. Oggi cominceremo il secondo capitolo del Trattato di Avot con la prima Mishnah del secondo capitolo. Prima di cominciare, come ormai è nostra abitudine, facciamo una tefillah leggendo due salmi, due Mizmoret Tehillim, per la guarigione di tutti i malati e per chiedere a Kadosh Baruch Hu di farci uscire da questa situazione difficile. Cominciamo la nostra tefillah. Lamnatzeach Mizmor David, Yamcha Adonai Beyon Tzara, Yesagevcha Hashem Eloi Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadeka, Yizkor Kol Minchotecha Ve'olatecha Yedash Nesera, Yiten Lecha Kilvavecha Ve'chol Atzotecha Yemaleh, נר עננה בישועתך, ושמרנו נגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיענו למשיחו, יענהו משמר קדשו, ביגור עוד יש ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. סלמו 121 שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מהן יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם אסקולטי לנוסקת השילות. אמן. Bene, il secondo capitolo di Avot perderà un po' l'ordine cronologico, anche se nella prima Mishnah lo rispetta. Se vi ricordate, il primo capitolo era in ordine strettamente cronologico. Si andava dagli Anshe Knesset, si andava da Moshe Rabbeinu, perché da quello che si cominciava. Insomma, nella prima Mishnah trovavamo gli Anshe Knesset Agedolah, e poi si andava avanti in ordine cronologico fino ad arrivare a Rabban Shimon ben Gamliel. Ora, in questo capitolo di Avot, l'ordine cronologico in realtà non sarà rispettato, perlomeno non sarà sempre rispettato, però in questa prima Mishnah quell'ordine viene rispettato, perché il personaggio che appare, che è un personaggio di importanza assolutamente enorme, è Rabbi Yehuda HaNasi. Beh, Rabbi Yehuda HaNasi è il figlio del Rabban Shimon ben Gamliel, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che abbiamo visto la scorsa settimana. Bene, io come al solito per prima cosa leggo la Mishnah. Leggiamo la prima cosa della Mishnah, poi faremo un po' di introduzione, però prima cosa leggiamo la Mishnah. Rabbi Omer, Rabbi si intende Rabbi Yehuda Hanassim, Rabbi Yehuda il principe, poi vediamo perché si chiama il principe. Ezo iderech yeshara sheyavor lo adam. Qual è la strada retta, dritta, giusta che una persona deve scegliere? Kol shei tiferet leosea ve tiferet lo min adam. Tutta la strada che è gloria per chi lo fa, per chi intraprende quella strada, ed è una gloria che gli viene anche dalle persone, quindi gloria per lui e gloria che gli viene da altre persone. Questa è la prima cosa che dice. Poi, Veve Zair, be mitzvah kallah ke bachamura, e stai attento, sii attento e sollecito, sia per quanto riguarda le mitzvot leggere che per quelle più pesanti, più difficili, più importanti.
Shena Tayodea, perché tu non sai, ma Tans Haran Shemitzot, non sai qual è il premio per le mitzvot. Quindi non sai qual è il premio per le mitzvot. Veve Mechashev, devi pensare anche alla perdita di una mitzvah rispetto al suo premio e alla remunerazione di una verace, cioè di una trasgressione, in rapporto alla sua perdita. L'ultima cosa che dice, istakel bishoshad varim v'yatabali de'avera, guarda tre cose e non arriverai a fare una avera, non arriverai alla trasgressione. Quali sono queste tre cose? Da male mala mimach, devi sapere, sappi che cos'è al di sopra di te. Ein Roah, un occhio che vede, ve'ozen shomaat, un orecchio che ascolta, ve'chol ma'asecha be'sefer nichtavim, e tutte le tue azioni vengono scritte in un libro. Bene, come potete insomma immaginare anche semplicemente dalla semplice lettura di questa Mishnah, è una Mishnah piuttosto pesante, nel senso che contiene moltissime cose in realtà. Però prima di arrivare al contenuto della Mishnah facciamo una introduzione. In realtà l'introduzione qui potrebbe prendere l'intera lezione, però non faremo così, più o meno il nostro ritmo è quello di fare una Mishnah alla volta, quindi vorrei anche questa volta fare una Mishnah alla volta. Anche se questa Mishnah è difficile farla tutta insieme, lo dico subito. Allora, cominciamo col dire di chi stiamo parlando. Allora, tanto per cominciare, la persona che Rav, il grande Chacham, che parla in questa Mishnah è Rabbi. Attenzione, viene presentato come Rabbi, non come Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda, ma viene presentato come Rabbi. Perché viene presentato come Rabbi? Perché c'è una famosa pubblicità che dice basta la parola, perché in realtà in questo caso basta la parola per dire chi è. È il rabbi per eccellenza, il rav per eccellenza. È un rav talmente importante di cui non c'è bisogno di precisare il nome, non c'è bisogno neanche di dire il nome. Quando dico rabbi, io so di cosa sto parlando. Quando nella Mishnah o nel Talmud compare l'espressione rabbi, noi intendiamo Rabbi Yehuda Annassi. Bene, perché questo Chacham è così importante? Bene, per suoi meriti personali, innanzitutto, è una persona di altissimo livello, stiamo parlando di un Chacham di altissimo livello, di una persona che con conoscenze straordinarie, con livello di conoscenza, di memoria straordinaria, ma è anche un personaggio di altissimo livello, un personaggio che contiene in sé una quantità di qualità, è una persona di altissimo livello morale. Rabbi Yehuda Hanassi è famoso per la sua anava, per la sua umiltà, è il capo del Sanedrin, però nonostante sia il capo del Sanedrin, non ha mai tentato di imporre la sua opinione. E spesso troviamo nella Mishnah che Rabbi Yehuda Hanassi dice dell'opinione di un altro che gli sembra migliore della sua. Ma questa è una parte della sua Anava. Rabbi Yehuda Hanassi ha studiato con tutti i grandi maestri dell'epoca. Rabbi Yehuda Hanassi nasce nello stesso giorno in cui muore Rabbi Akiva, il grande maestro dell'epoca precedente, morto, come sapete, in circostanze tragiche. Rabbi Yehuda Hanassi studia con tutti gli allievi di Rabbi Akiva, uno per tutti, Rabbi Meir, che è uno dei grandi allievi di Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda Hanassi è questo personaggio straordinario che ha queste grandi capacità. È il capo del Sanedrin, e nella sua epoca il Sanedrin, il Sinedrio, acquisterà un'importanza enorme, un'importanza straordinaria.
Ma soprattutto Rabbi Eudanasi è famoso per un'altra cosa. È famoso perché è il maestro che ha messo per iscritto la Mishnah. Cosa ha fatto Rabbi Eudanasi? Rabbi Eudanasi è stato l'artefice di un'opera assolutamente straordinaria, veramente straordinaria. Come sapete, noi abbiamo due tradizioni, una tradizione scritta, che è la Torah, e una tradizione orale, che è la Torah Shebealpeh. Qual è la caratteristica della tradizione orale? Beh, la caratteristica della tradizione orale è che è orale, cioè che si trasmette oralmente. Che succede? Che Rabbi Eudanasi si accorge che il tempo della trasmissione orale sta per finire. Perché sta per finire quel tempo? Perché si rende conto che i romani che dominano su Eretz Israele in quel momento non permetteranno ancora per molto tempo l'esistenza di un'autorità centrale ebraica che abbia il compito di trasmettere la tradizione orale. Perché come si trasmette la tradizione orale? Abbiamo studiato nella Mishnah, la prima Mishnah di Avot. La tradizione orale si trasmette attraverso un'autorità che ne è responsabile. L'autorità responsabile in quel momento era il Sanedrin. Però Rabbi Eudan si vede che questa cosa non potrà andare avanti per troppo tempo. I romani non sopportano di avere poteri che possono essere in concorrenza col loro potere. Rabbi Eudan si prevede che il Sanedrin prima o poi scomparirà. Vede lontano in realtà, perché in realtà non scompare subito. Ci vorrà circa un secolo fra il momento in cui Rabbi Eudanasi vive e la scomparsa del Sanedrin. L'ultimo capo del Sanedrin sarà suo nipote, che è Rabbi Eudanissi A. Però Rabbi Eudanasi riesce a vedere il futuro, riesce ad avere una visione del futuro, riesce a vedere i pericoli del futuro. Beh, qual è il pericolo? Il pericolo è che la Torah Shebealpeh scompaia. Il pericolo è che se non c'è più un organo addetto alla trasmissione della Torah Shebealpeh, la Torah Shebealpeh scompare. Se scompare la Torah Shebealpeh, beh, scompare l'elemento fondamentale di tutto l'ebraismo. E Rabbi Eudanasi decide di fare una cosa completamente nuova: mettere per iscritto la Torah Shebealpeh, mettere per iscritto la tradizione orale. È un'opera assolutamente colossale, colossale. Si tratta di raccogliere tutto quello che c'è, di sistemarlo, di togliere le ripetizioni, perché ci sono in una tradizione orale, ci sono anche le ripetizioni, sono delle cose magari che vengono ripetute una, due, tre, quattro, cinque, sei volte perché vengono trasmesse in maniera diversa. E provare poi a mettere per iscritto tutto questo. Bene, questa è l'opera di Rabbi Eudanasi. Rabbi Eudanasi per fare quest'opera, per mettere in pratica quest'opera, si fa aiutare ovviamente, si fa aiutare dai grandi Chachamim dell'epoca, riesce a riunire intorno a sé tutti i grandi maestri dell'epoca e li mette al lavoro su quest'opera, ma il personaggio fondamentale nella creazione di quest'opera è Rabbi Eudanasi. Rabbi Eudanasi sarà all'origine della Mishnah, la Mishnah è poi all'origine del Talmud, e come sapete il Talmud è la base di tutta la tradizione ebraica. Quindi Rabbi Eudanasi non è uno dei grandi rabbanim della tradizione ebraica, è il Rav per eccellenza. Senza Rabbi Eudanasi noi non avremmo la Mishnah, ma questo vuol dire non avere la tradizione orale, questo vuol dire non avere l'elemento fondamentale, centrale di tutta la tradizione ebraica. Grazie a Rabbi Eudanasi abbiamo questo. E quindi è il rabbi per eccellenza, per questo viene chiamato rabbi, o anche viene chiamato anche Rabbenu HaKadosh, il Rav Santo. Questo è il motivo fondamentale, il fatto che sia stato all'origine dell'opera fondamentale di tutta la tradizione ebraica, che è la Mishnah. Ma Rabbi Eudanasi non è soltanto questo, è stato anche un grandissimo personaggio da vari punti di vista. Abbiamo detto da un punto di vista morale. Rabbi Eudanasi è una persona molto ricca, proprio ricca, materialmente ricca, oltre che spiritualmente ricca, anche una persona materialmente ricca. Bene, questa sua ricchezza la userà per aiutare il prossimo. La sua casa
perché la casa è enorme, sarà luogo di assistenza per tutti i poveri, per tutte le persone che hanno bisogno di assistenza, soprattutto nei momenti difficili, soprattutto nei momenti di carestia. La casa sarà completamente aperta, la biodanza si troverà a mantenere una quantità enorme di persone. Hamin dicono che non che da Moshe Rabbeinu fino a Rabbi Yehuda HaNasi non si è avuto un'altra persona in cui la grandezza e la Torah siano state nella stessa persona, siano state messe nella stessa persona. Rabbi Yehuda HaNasi ha anche una grandissima importanza da un punto di vista politico. Perché ha un'importanza da un punto di vista politico? Vi ricordate, abbiamo parlato dei problemi enormi, terribili, che hanno vissuto il padre e il nonno di Rabbi Yehuda HaNasi, Rabban Shimon ben Gamliel e Rabban Gamliel. Hanno vissuto l'epoca del cosiddetto Shmad, cioè della persecuzione romana, ed è stata una persecuzione terribile, non voglio tornarci, è stata una persecuzione terribile. Rabbi Yehuda HaNasi questo problema l'ha vissuto da bambino, in realtà. Ma da grande l'epoca è cambiata. L'epoca è cambiata perché è cambiato l'imperatore. L'imperatore dell'epoca di Rabbi Yehuda HaNasi è della famiglia degli Antonini, e per questo motivo nella Mishnah e nel Talmud viene spesso chiamato Antonino, però attenzione, non è quello famoso come Antonino, cioè Antonino Pio, ma è un altro imperatore molto famoso che è Marco Aurelio. Marco Aurelio vive alla stessa epoca di Rabbi Yehuda HaNasi, ma non solo vive alla stessa epoca di Rabbi Yehuda HaNasi, è in rapporti di amicizia con Rabbi Yehuda HaNasi. Marco Aurelio dovrà vivere in Oriente per circa 4 anni per problemi di guerre, di battaglie, eccetera, eccetera, e nasce un'amicizia molto stretta fra queste due persone, che è un'amicizia che va al di là semplicemente di un rapporto di stima. Marco Aurelio arriverà a considerare Rabbi Yehuda HaNasi il suo maestro, arriverà a studiare con lui. Secondo alcuni, Marco Aurelio addirittura segretamente si converte all'ebraismo. Non sappiamo se è andata così, non è andata così, però quello che è certo è che i rapporti fra Rabbi Yehuda HaNasi e Marco Aurelio sono rapporti molto stretti, molto amichevoli. Il Talmud e la Mishnah riportano conversazioni fra questi due grandi personaggi, e addirittura conversazioni in qualche modo alla pari, nonostante Marco Aurelio è molto chiaro che considera Rabbi Yehuda HaNasi il suo maestro, ma riporta anche conversazioni alla pari, in cui a un certo punto Rabbi Yehuda HaNasi dà ragione a Marco Aurelio in una discussione. Non entriamo, purtroppo non abbiamo il tempo di entrare in tutto questo, sarebbe interessante, magari una volta lo facciamo su queste, quelle, magari diciamo una lezione sui rapporti fra Rabbi Yehuda HaNasi e questo imperatore romano. C'è un famoso commento di Rashi alla Parashah di Toledot che in qualche modo ci dà l'idea di cos'era questo rapporto. Vi ricordate, nella Parashah di Toledot, la Parashah in cui si parla di Yaakov e Esav, di Giacobbe, suo fratello Esav, come sapete, secondo la tradizione, Esav è Giacobbe all'origine del popolo ebraico, Esav è all'origine di, secondo la tradizione, all'origine di Roma addirittura. Bene, a un certo punto, quando Rivka è incinta e va da Dio a chiedere quello che sta succedendo, perché succede qualcosa dentro di lei, beh, Dio le dice: Shnei goyim bevitnech, due popoli sono nel tuo ventre. Rashi riporta un midrash in cui Rav che è un allievo di Rabbi Yehuda HaNasi, Rav dice: nel testo non c'è scritto goyim perché manca la vav, c'è scritto geyim. Geyim vuol dire personaggi importanti. Si tratta di due grandi personaggi, dentro di te sono due grandi personaggi. E come esempio di grandi personaggi porta non Yaakov e Esav, che erano veramente dentro Rivka, ma porta Rabbi Yehuda HaNasi, l'imperatore romano della sua epoca,
sono loro i due grandi personaggi. E porta un esempio positivo. Come sapete, la parasha di Toledot è una parasha di conflitto, però Rashi riporta l'esempio positivo di un rapporto invece di amicizia fra due grandi personaggi. E per questo Rabbi Yehuda si chiama anche Anasi, cioè il principe. È un principe, non è soltanto un grande Hacham, ma è anche un personaggio di altissimo livello da un punto di vista dei rapporti politici. Ok, questo è soltanto alcuni piccoli appunti sul personaggio. Il personaggio è un personaggio, ripeto, straordinario, di straordinaria importanza. Abbiamo provato così a dire qualcosa sulla grande importanza del personaggio. Però adesso lasciamo perdere il personaggio e proviamo invece a vedere quello che dice in questa Mishnah. Cosa dice in questa Mishnah? Quello che dice in questa Mishnah è questo. Comincia a porsi una domanda: qual è la strada retta che deve scegliere un uomo? Ora, la domanda in sé è una domanda strana. Perché è una domanda strana? Perché qual è la strada retta che deve scegliere un uomo? Dovrebbe esserci dubbi su qual è la strada retta su che deve scegliere l'uomo. La strada retta è la Torah. Per ognuno di noi c'è una strada retta. La strada retta è la Torah, e su questo non c'è dubbio che la strada da scegliere sia la strada della Torah. Ma che significa dire che la strada, qual è la strada retta? Come se ci fosse un dubbio, come se la domanda fosse una domanda. La strada è quella della Torah, non c'è dubbio su quale sia la strada. Ma poi c'è un altro problema. L'altro problema è questo. Dice che la strada giusta è quella che porta gloria all'uomo, porta la gloria a se stesso e gli viene gloria dagli altri. Beh, questa faccenda anche la gloria a se stesso non è proprio carinissima, ma che significa gloria dagli altri? Vuol dire che noi dobbiamo comportarci bene in modo che gli altri ci dicano: bravi, vi siete comportati bene, complimenti, vi siete comportati bene, per l'immagine. Oggi va molto di moda la questione dell'immagine, per l'immagine che trasmettiamo. No, dobbiamo comportarci bene, bisogna comportarsi bene, non perché qualcuno ci dice che siete stati bravi. Noi dobbiamo comportarci bene, punto e basta. Insomma, non è molto chiaro. Cioè, è un problema quello che dice qui Rabbi Udanas. Bene, provo a portarvi un paio di spiegazioni di quello che dice. Riporto innanzitutto la spiegazione che dà Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, che è la spiegazione che poi in realtà viene data dalla maggior parte dei commentatori. Qual è la spiegazione che dà Rambam? Rambam dice questo: è vero, la Torah è un'unica strada, e ognuno di noi, su questo non c'è dubbio, la strada che deve scegliere è ovviamente quella della Torah. Però è come una strada in cui ci sono vari sentieri e io devo scegliere fra i vari sentieri. Ecco, quali sono i vari sentieri? Allora, Rambam dice che seguendo la Torah io posso avere comportamenti diversi in vari campi. E Rambam fa due esempi di comportamenti diversi. Esempio, nel rapporto col denaro. Allora, io posso essere una persona avara. Poi posso essere una persona prodiga, cioè che okay, la persona avara è quello che si tiene tutti i suoi soldi, la persona prodiga invece è la persona che dà i soldi in giro senza limite. Ok. È giusto essere avari o è giusto essere prodighi? Rambam dice no, non è giusto nessuna delle due cose. Perché non è giusto nessuna delle due cose? Rambam dice, beh, leggetevi quello che dice Rabbi Udanasi. Cosa dice Rabbi Udanasi? Deve essere una cosa che è buona per me, Tiferet Leosea, che è buona per la mia persona, e forse essere avaro in alcuni casi può essere buono per me, perché mi tengo i miei soldi, non li do a nessuno. Ma deve essere buono anche per gli altri. Deve essere qualcosa che porta un bene anche agli altri. E a questo punto, questo sicuramente non è. Una persona avara non dà niente a nessuno, questo non è un bene per gli altri. E allora devo trovare qualcosa che sia un bene per me, sia un bene per gli altri. Però attenzione, una persona prodiga può essere un male per se stesso. Una persona che butta via tutti i suoi soldi
Beh, a quel punto si può trovare davanti alla situazione in cui non ha più niente. A questo punto deve essere lui a chiedere i soldi agli altri, a chiedere la tzedakah agli altri. Non va bene, neanche questo va bene. Qual è la strada giusta? La strada giusta è la generosità. Che cos'è la generosità? La generosità è quella che Rambam chiama Shvilazarav, cioè la via dell'oro, la strada mediana, la via di mezzo. Quello che insegnerebbe Rabbi Yehuda HaNasi in questa Mishnah è la via di mezzo. La via di mezzo, per esempio, fra avarizia e prodigalità, la via di mezzo è la generosità. E sempre, secondo Rambam, bisogna scegliere la via di mezzo. Quello che ci insegnerebbe qui il Rabbi Yehuda HaNasi è che noi dobbiamo scegliere sempre la via di mezzo. Fa un altro esempio di via di mezzo. Una persona può essere, per esempio, una persona superba, oppure può essere una persona estremamente sottomessa, l'esatto contrario della superbia. Beh, la superbia non è un bene, non è un bene in realtà per nessuno, ma in particolare non è un bene per gli altri. Avere a che fare una persona superba è una delle cose più, una delle tragedie che possono capitare alle persone in generale. Insomma, non è un bene, non è bello avere a che fare con uno superbo perché, insomma, abbiamo delle difficoltà ad avere a che fare con lui. È una persona che vede solo se stesso al centro dell'universo e quindi non è è un male per gli altri, è un male per il mondo, il superbo. Però attenzione, non è un bene neanche la via opposta. Non è un bene quella che Rambam chiama la shiflut. Che cos'è la Shiflut? La Shiflut è la completa mancanza di considerazione di se stessi. Oggi la chiameremmo la strada della mancanza totale di autostima. Bene, una strada del genere non è un bene. La mancanza di autostima non è un bene. Una persona che non ha stima di se stesso, in realtà è una persona che sicuramente non è utile a sé, è una persona che vive male, ma in realtà non è utile neanche agli altri, perché per essere utile agli altri io devo avere in qualche modo anche capacità di credere in me stesso e credere nelle mie capacità. E quindi qual è la via di mezzo? La via di mezzo è la anava, la via di mezzo è l'umiltà. L'umiltà è la via di mezzo di cui parla Rabbi Yehuda HaNasi, secondo Rambam. Questa è l'opinione di Rambam, questa è l'interpretazione che dà Rambam della Tiferet Leosea, Tiferet Lominada. C'è un'altra interpretazione, che troviamo per esempio nel Midrash Shmuel, secondo cui Leosea non vuol dire per la persona stessa, così abbiamo interpretato adesso, per la persona stessa, ma Osea si riferirebbe a Dio, perché Dio è colui che ci ha fatto. E quindi, attenzione, la strada giusta, secondo questa seconda interpretazione, sarebbe la strada in cui io sto bene con Dio e bene con gli uomini. Io vengo lodato da Dio e lodato dagli uomini. La strada giusta è una strada in cui io sono a posto da un punto di vista del rapporto con Dio, ma sono a posto anche da un punto di vista del rapporto con gli uomini. Nella Torah, come sapete, ci sono due tipi di mitzvot, le mitzvot che riguardano il rapporto con Dio e il rapporto con l'uomo. Bene, noi dobbiamo essere capaci di applicare tutte e due le mitzvot, quindi noi dobbiamo essere a posto con Dio, ma essere a posto anche con gli uomini. C'è un altro elemento nel fatto di avere l'approvazione degli altri. Abbiamo detto che non è molto carino il fatto che ci venga chiesta l'approvazione degli altri. In qualche modo sembra quasi che noi facciamo le cose perché gli altri ci dicono bravo, ci dicono Hasak, complimenti, sei bravo, eccetera, eccetera. Se lo facciamo per questo motivo è sbagliato, siamo tutti d'accordo, credo che è sbagliato. Però c'è anche un altro elemento. Il problema è questo, che noi abbiamo bisogno del giudizio degli altri. Perché abbiamo bisogno del giudizio degli altri? Perché noi non siamo obiettivi verso noi stessi. Insomma, io posso dire, a me non interessa quello che pensano gli altri,
Quello che è fondamentale, quello che penso io, che io sono a posto con me stesso, con la mia coscienza, eccetera, eccetera. Beh, è una bella frase di io sono a posto con la mia coscienza. Qual è il problema? Che noi non siamo abbastanza critici verso noi stessi, perché molto spesso noi ci riteniamo a posto anche quando non siamo completamente a posto. E quindi il giudizio del prossimo è un giudizio che ci serve. Spesso noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dia un giudizio su quello che stiamo facendo. E quindi il fatto di avere un giudizio dagli altri, soprattutto il giudizio di un amico, è un giudizio che ci può essere molto utile. Perché? Perché ha una funzione fondamentale, la funzione della critica. Ne parleremo forse domani, per quanto riguarda, vorrei affrontare una mitzvah particolare. Però noi abbiamo bisogno del fatto che qualcuno ci dica, non è detto che quello che hai fatto sia perfetto. Noi tendiamo a considerare quello che facciamo perfetto. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica, guarda, che in quello che hai fatto c'è questo e questo difetto. Spesso noi non riusciamo a vedere i nostri difetti e quindi il giudizio del prossimo può essere molto utile. Attenzione, ripeto, non dobbiamo agire perché gli altri ci giudichino bene e quindi l'azione diventerebbe un'azione falsa, un'azione che serve soltanto a mostrare qualcosa. Però avere il giudizio del prossimo può essere utile anche a noi. A volte ci può aprire gli occhi su un nostro difetto e ognuno di noi ha dei difetti, però molto spesso noi non riusciamo a vedere i nostri difetti. Siamo molto bravi a vedere i difetti del prossimo. Questo siamo bravissimi, ma vedere i nostri difetti non ci riusciamo e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica quali sono i nostri difetti. Ok, dopodiché Rabbi dice che di essere attenti con una mitzvah kallah che bachamura, di essere attenti alle mitzvot sia che siano mitzvot leggere che pesanti. Perché? Perché noi non sappiamo qual è la ricompensa delle mitzvot? Che vuol dire una cosa del genere? Beh, vuol dire che è la verità, noi non sappiamo qual è la ricompensa delle mitzvot. In realtà alcune ricompense delle mitzvot compaiono nella Torah, però la verità è che ogni volta che compaiono, poi in realtà vanno capite, vanno commentate. Noi non sappiamo qual è la ricompensa del mitzvot. Quindi cosa dice Rabbi Manassi? Osserva le tutte, perché tu non sai se quella mitzvah viene premiata in quel modo o quell'altra mitzvah viene premiata in un altro modo. Sta parlando delle mitzvot a sé, sta parlando delle mitzvot positive, cioè delle cose da fare. E non distinguere fra mitzvot leggere e mitzvot pesanti. Cosa vuol dire mitzvot leggere e mitzvot pesanti? Allora, ci sono più spiegazioni di questo mitzvot leggere e mitzvot pesanti. Una spiegazione è questa, sempre Rambam la dà, e dice qual è la mitzvah leggera? Beh, per esempio, la mitzvah leggera è la mitzvah che riguarda la simcha del Moed, la gioia della festa. È una mitzvah essere gioioso durante la festa, però è considerata una mitzvah leggera. Da chi? Dagli esseri umani, dalle persone. Non è considerata una mitzvah così importante. Qual è una mitzvah pesante? Per esempio, la Milah. Tutti quanti considerano la Milà una mezza molto importante. Di cosa mi devo occupare? Di tutto. Non posso decidere qual è la mitzvah più importante e quella meno importante. Non posso dire mi occupo di quella più importante e mi occupo meno di quella meno importante. Io devo occuparmi di tutto. Perché? Perché io non so in realtà quale mitzvah mi darà la ricompensa maggiore. Secondo altre spiegazioni, per leggera e pesante si intende invece l'impegno che richiede una mitzvah. Ci sono mitzvot che non richiedono un grande impegno e ci sono mitzvot invece che richiedono un grande impegno. Facciamo un esempio. Vado a comprarmi uno tzitzit, un tallit, non richiede un grande impegno. Mi vado e compro un tallit, in modo da poter fare la mitzvah dello tzitzit. Non richiede né un grande impegno economico, né anche un grande impegno nell'applicare la mitzvah. Devo mettere il tallit una volta al giorno. Ci sono mitzvot invece che richiedono un grande impegno.
come per esempio l'esempio che fanno i Chachamim è quello del kibud avem, del rispetto dei genitori. Beh, questa mitzvah richiede un grande impegno, perché bisogna impegnarsi. Okay, un giorno una di queste volte facciamo alcune regole sul rispetto dei genitori, vi accorgerete dell'impegno che richiede. E poi a volte poi richiede un impegno economico, una cosa del genere. Bene, anche qui non devi distinguere fra la mitzvah leggera e la mitzvah pesante. Beh, si potrebbero dire moltissime altre cose su questo, io però vorrei passare all'ultima parte di questa Mishnah, quella in cui Rabbi Yehudah Hanassi dice come si fa a evitare di arrivare a commettere una avera, cioè come si fa a fare in modo di non commettere avera, di non commettere trasgressioni, come si fa in modo di non peccare, di non sbagliare. E Rabbi Yehudah dice questo, tieni conto di tre cose, sappi cosa c'è sopra di te, un occhio che vede, un orecchio che sente e tutte le tue azioni vengono scritte in un libro. Bene, che vuol dire? Cosa devo sapere? Beh, devo sapere che sopra di me c'è Kadosh Baruch Hu, tanto per cominciare. E questo vuol dire non soltanto che c'è, ma che si occupa di me, attenzione, c'è quella che si chiama Ashgaha. In italiano potremmo tradurla provvidenza divina. Quindi, occhio che vede, orecchio che sente, occhio che vede ciò che faccio e orecchio che sente ciò che dico. E poi, tutto ciò che facciamo viene scritto in un libro. Che significa tutto ciò che facciamo viene scritto in un libro? Vuol dire che non esiste niente di ciò che facciamo che sia banale, non esiste niente di ciò che facciamo che sia ininfluente. Tutto ciò che facciamo ha un peso, ogni nostra azione, ogni nostra parola ha un peso, tutto viene scritto in un libro. Bene, che cosa sta dicendo Rabbi Yehudah Hanassi? Rabbi Yehudah Hanassi sta dicendo che noi dobbiamo vivere in modo da sapere di avere sempre davanti Kadosh Baruch il Remar, Rabbi Moshe Isserles, comincia il suo scritto sullo Shulchan Aruch dicendo che uno degli elementi fondamentali dell'ebraismo è avere sempre Dio davanti. Perché? Perché il nostro comportamento cambia. Se veramente noi ci rendiamo conto di avere sempre Dio davanti, che Dio è sempre davanti a noi, che in ogni momento della nostra vita Dio è davanti a noi, beh, il nostro comportamento non può essere uguale. Se di questo abbiamo coscienza, se di questo abbiamo la percezione, beh, il nostro comportamento non può essere il comportamento normale che noi abbiamo. Beh, questo avere sempre Dio davanti è molto importante, è fondamentale nella tradizione ebraica. Volevo concludere con una cosa che dice un grande maestro della generazione precedente a quella di Rabbi Yehudah Hanassi, che è Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai si dice che quando era malato, stava per morire, lo vanno a trovare i suoi allievi. E i suoi allievi gli dicono: dacci una beracha, dacci una benedizione. Al maestro gli chiedono una benedizione. Rabbi Yochanan ben Zakkai dice che il vostro timore di Dio, vi auguro che il vostro timore di Dio sia uguale al vostro timore degli uomini. E gli allievi ovviamente ci rimangono molto male. E dico, Rabbi, è tutto qui? Cioè, noi dovremmo temere Dio come temiamo gli uomini? E Rabbi Yochanan ben Zakkai gli risponde, sì, assolutamente sì. Perché? Perché quando una persona fa qualcosa di sbagliato, si guarda intorno e si chiede, speriamo che non mi veda nessuno, speriamo che nessuna persona mi veda. Se avesse lo stesso timore di Dio, saprebbe che Dio è sempre davanti a lui e quindi Dio sicuramente lo vede e quindi non dovrebbe preoccuparsi degli uomini, dovrebbe preoccuparsi di Dio. E io spero che la vostra preoccupazione che avete sul giudizio degli altri, su quello che gli altri possono dire di voi, sia la stessa preoccupazione che avete per
quello che invece Dio può dire di voi. E quindi quello che vi auguro è che di avere Dio sempre davanti agli occhi, come avete gli uomini sempre davanti agli occhi. Beh, questo un comportamento in cui abbiamo sempre Dio davanti agli occhi, beh, quel comportamento ci può evitare di fare molte cose sbagliate. E questo è quello che dice Abiodana: se veramente io so, male male la mia fa, se io so che cosa è sopra di me, beh, se so cosa è sopra di me, se so che c'è un occhio che vede, un orecchio che sente e le azioni vengono scritte, bene. A quel punto starò attento a quello che faccio e mi comporterò bene di conseguenza. Questo è più o meno quello che dice questa Mishnah. Si potrebbero dire moltissime altre cose su questa Mishnah. Sono andato un po', devo dire, un po' di fretta. Si potrebbero dire moltissime altre cose. Sarà per un'altra volta. Bene, vi saluto. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo domani, Bezrat Hashem, alla stessa ora. Auguro a tutti voi una giornata tranquilla, serena, di gioia per tutti voi, per tutti noi, che possiamo sempre vederci per cose, per sentirci per cose buone. Besserotto a tutti quanti. Grazie. Quante cose impariamo da questa